Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione concepita per parlare di salute il giovedì in prima serata su questa rete. Lo facciamo settimanalmente ospitando i migliori specialisti, non soltanto abruzzesi, mettendoli dunque nella condizione ottimale, visto che sono ospiti in diretta, dicevo, li mettiamo nella condizione ottimale di interagire con voi, di rispondere alle vostre eventuali domande attraverso le telefonate o attraverso le mail. Questa sera, questa nuova puntata di Pronto Medicina Facile è una puntata in rosa dedicata soprattutto alle donne perché parleremo del cancro del collo dell'utero, che è una dei più comuni, diciamo, una delle più comuni forme tumorali della popolazione femminile, seconda soltanto per incidenza appunto nella popolazione, seconda soltanto al tumore della mammella. L'importanza degli aspetti diagnostici e terapeutici, l'importanza soprattutto della prevenzione anche per questo tumore, per il quale su scala nazionale è previsto uno dei tre screening che sono imposti dal Ministero della Salute, gli altri due sono quelli per il tumore proprio alla mammella e per il tumore del colon retto. Questa sera parleremo del cancro al collo dell'utero grazie alla competenza di due graditissime ospiti, ve le presento subito e volentieri. Buonasera alla dottoressa Elisanna Sabatini. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Specialista in ostetricia e ginecologia a Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Certo, sì. Grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera e bentornata, anche per la dottoressa Sabatini è un ritorno nei nostri studi. Buonasera e bentornata anche la dottoressa Katia Di Silvestre, specialista in microbiologia, sempre a Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Buonasera, dottoressa. Buonasera a voi e grazie per l'affettuosa accoglienza. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Dottoressa Sabatini, responsabile dell'ambulatorio diagnostico di ginecologia, vero, della Casa di Cura Pierangeli? Sì, della Casa di Cura Pierangeli. Che attività svolgete in questo ambulatorio? Da quanti anni, dottoressa? Beh, ormai sono 8 anni che anni. Siamo lì. E sono responsabile del servizio ambulatoriale e ci occupiamo un po' della prevenzione di tutto ciò che riguarda la sfera genitale femminile, ma se vogliamo anche quella maschile. Ci interessiamo, certo, in particolar modo anche della prevenzione del papillomavirus, del quale parleremo questa sera, dei vari problemi collegati proprio alla, certo, sfera genitale femminile. C'è il professor Gianpietro Gubini con voi da tanti anni, sì, no? Che è vero, un nome, sì, storico dell'isteroscopia mondiale. Sì. Collaboro con lui per quanto riguarda le isteroscopie, le organizzo per lui, e sono con lui in sala operatoria quando, certo, vengono effettuate. E poi si divide anche, oltre alla Pierangeli, anche alla Casa di Cura Spatocco, sì, di Chieti. Anche lì c'è il servizio ambulatoriale ginecologico con la prevenzione, diciamo, dall'infanzia alla menopausa, post-menopausa. Certo. Dottoressa invece Katia Di Silvestre lavora sempre alla Casa di Cura Pierangeli, lavora sempre nel stesso ambulatorio della dottoressa Sabatini, lei però è anche responsabile per la diagnosi delle infezioni sessualmente trasmesse, vero, dottoressa? Sì, essendo una microbiologa, l'ambito specifico di competenza è appunto quello legato alle infezioni, quindi prevalentemente la microbiologia e tutto quello che attiene anche poi la prevenzione, quindi la lettura dei pap test, e con la dottoressa abbiamo questo ambulatorio per la vaccinazione per HPV e in particolar modo il counseling è la sfera che mi riguarda principalmente proprio nell'ambito della vaccinazione. Diciamo che lavorate a contatto di gomito. Sì. Le chiedo solo questo, mi dia un numero, quanti pap test fa all'anno? Insomma, sono migliaio circa. La dottoressa Sabatini e la dottoressa Di Silvestre sono a vostra disposizione fino alle 22.30 per parlare di prevenzione del tumore del collo dell'utero. Le vostre eventuali domande attraverso telefonate e mail anche questa settimana devono passare necessariamente attraverso il sorriso e il garbo della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo,
buonasera a tutti e come ogni settimana con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate. Il prefisso è lo 0871, i numeri sono due, quelli a disposizione 5873230, 5873235. Ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro. Intanto vediamo subito la scheda introduttiva, il biglietto da visita anche di questa puntata di Pronto Medicina Facile, la fotografia di questo tumore tipicamente femminile, il secondo per incidenza in Italia, scheda introduttiva preparata anche questa settimana da Gigliola del Mondo e poi ne parliamo con i nostri specialisti. Al collo dell'utero può insorgere uno dei tumori ginecologici più frequenti in tutto il mondo. In Europa, nelle donne al di sotto dei 40 anni, rappresenta la seconda causa di morte per carcinoma dopo il tumore al seno. In Italia si stimano circa 2.300 nuovi casi ogni anno, mentre una donna su 10.000 riceve una diagnosi di tumore della cervice uterina in forma avanzata, ma le probabilità di morire a causa di questa malattia sono inferiori all'1 per 1.000. Per molto tempo ha rappresentato la più frequente forma di cancro per il sesso femminile, ma negli ultimi anni il quadro è profondamente cambiato. Nei paesi in via di sviluppo, infatti, questa neoplasia è ancora la seconda causa di morte per cancro, mentre nel mondo occidentale il numero dei casi e quello dei decessi continuano a diminuire grazie soprattutto all'introduzione del Pap test, uno strumento di diagnosi precoce molto efficace. Il principale fattore di rischio è rappresentato dall'infezione da HPV, papilloma virus umano, ma esistono anche altri fattori, anche se in misura molto inferiore, come il fumo di sigaretta o malattie sessualmente trasmesse. Fondamentale è la prevenzione, perché la malattia colpisce un organo facilmente visibile con la sola visita ginecologica ed esistono strumenti per rilevare le lesioni che precedono il tumore e l'infezione da papilloma virus umano. Inoltre è possibile prevenire alcune infezioni grazie ad un vaccino contro i due tipi di HPV più frequenti. Questi gli spunti che ci ha offerto Gigliola Edmondo da sviluppare con i nostri ospiti. Vado subito dalla dottoressa Sabatini e le chiedo perché si può sviluppare un tumore in quella parte dell'utero, dottoressa, e quanto è importante eventualmente scoprire lesioni precancerose. Allora, intanto il tumore del collo dell'utero è un tumore che si può prevedere, nel senso che scoprire per tempo le lesioni precancerose e quindi interrompere il percorso che arriva al carcinoma. Perché si sviluppa in quel posto? Come ben vediamo dalla slide, l'utero si trova nella pelvi femminile ed è situato anteriormente, è posto tra la vescica anteriormente e il retto posteriormente. La cervice uterina la si può vedere benissimo ad occhio nudo ad un'esplorazione vaginale e ci appare come un cilindro, è la parte inferiore dell'utero e ci appare come un cilindro che al centro ha un orifizio chiamato orifizio uterino esterno. Tale orifizio è la parte terminale di un canale, canale cervicale, che collega la cavità uterina con la cavità vaginale. L'epitelio della cervice uterina è un epitelio squamoso, mentre quello del canale cervicale è un epitelio ghiandolare. Il punto di unione di questi due epiteli si chiama giunzione squamo-colonnare. Questa giunzione squamo-colonnare nel tempo varia. Nell'età prepubere e in menopausa si trova all'interno del canale cervicale, nell'età postpubere e in gravidanza protrude fuori il canale cervicale, formando quella che viene chiamata la zona di transizione. Questa zona di transizione è particolarmente fragile ed è la zona dove si sviluppano le lesioni precancerose e il cancro. Perché essendo quell'epitelio un epitelio fragile che va a ricostruirsi con la metaplasia, che si chiama metaplasia squamosa, cioè ricostruzione di un epitelio nuovo sull'epitelio ghiandolare che protrude in vagina,
E forma quindi un'area più fragile dove attecchiscono le lesioni. Gravità di questo, di questa forma tumorale, incidenza nella popolazione, Gigliola nella sua scheda ci diceva circa 2300 nuovi casi all'anno in Italia, sì. Giusto dottoressa? Ci sono 2300, se vediamo la slide successiva, ci sono 2300 oltre, diciamo, 2300 nuovi casi stimati, di questi il 2% dei tumori incidono nelle donne e più frequenti sono nella fascia giovanile, nella fascia che va da fino a 50 anni, perché poi oltre 50 anni diminuisce il rischio, che è pari all'1%, e se calcoliamo il rischio in tutto l'arco della vita delle donne che si ammalano di cancro del collo dell'utero, il rischio è pari a 1 a 160. È tanto, è poco? È tanto. È tanto. Ci ha già detto che è un tumore che colpisce soprattutto nelle fasce giovanili, sì. I rapporti sessuali, soprattutto incidono. Quelli non protetti incidono tantissimo, dottoressa. Anche quelli protetti incidono, perché attualmente è stata trovata che l'infezione persistente da papillomavirus, che è quella che incide maggiormente nel cancro del collo dell'utero, questa infezione è causata non soltanto dai contatti sessuali, ma dai contatti anche intimi, pelle contro pelle. Questo tumore come evolve, dottoressa? È un tumore veloce, è un tumore lento? Come sviluppo proprio nella sua forma tumorale? E quanto è importante eventualmente diagnosticarlo per tempo? È un tumore che evolve molto lentamente. Il trovare l'HPV con un pap test non significa avere il tumore del collo dell'utero. Su un epitelio normale che noi troviamo e sul quale agisce l'HPV, questa infezione da HPV deve essere lunga nel tempo prima che agisca e dia delle forme pretumorali quali le displasie. Quindi è molto lento. È molto lento, è un'infezione necessaria ma non è indispensabile, perché su queste infezioni agiscono altri fattori, come abbiamo detto, avere i rapporti sessuali in età precoce, le infezioni sessualmente trasmesse come la clamidia, l'ureaplasma, il micoplasma, il fumo di sigaretta incide, l'obesità incide. Il fumo di sigaretta. Quello uccide. Troviamo dappertutto. E che succede? Tutte queste concomitanze diminuiscono le difese immunitarie, quindi anche nelle persone che hanno avuto dei trapianti di organo, nelle donne, ma anche negli uomini che hanno avuto dei trapianti d'organi e che sono soggetti a debellare, a fare una terapia, un'immunoterapia, vanno incontro a questa infezione di HPV. Vado dalla dottoressa Di Silvestre per chiederle uno sforzo di sintesi, visto che dobbiamo mettere in evidenza quanto è importante il pap test. Le chiedo, riusciamo a fare una brevissima storia di questa metodica importantissima, dottoressa? Beh, come viene fatto, quali sono i risultati? Certo, tra gli studiosi che maggiormente hanno contribuito a definire la storia naturale del cervicocarcinoma, sicuramente il principe, lo studioso più importante è Papa Nicolao. Da cui viene il pap test? Per quanto riguarda poi il pap test, da qui il termine pap test. E vediamo subito perché Papa Nicolao, che è un medico greco, che si è formato in Grecia, ma che poi ha condotto i suoi studi, le sue ricerche in America, in particolar modo a New York negli Stati Uniti. Era il 1926 quando, osservando delle cellule che venivano stimolate da ormoni ovarici, notò che donne con tumori uterini presentavano delle cellule tumorali nelle secrezioni vaginali. Da qui ebbe la straordinaria intuizione di mettere a punto quella metodica che poi prende il nome appunto di pap test, e che consiste nel distribuire in strato sottile queste cellule su di un vetrino e con una opportuna colorazione, sempre da lui messa a punto, che porta sempre il suo nome, la colorazione di Papa Nicolao, e che ancora oggi è la colorazione più importante non solo per la citologia vaginale ma per tutta la citologia. E quindi portò
portò avanti questo metodo e raccolse tante osservazioni, tante ricerche, e pubblicò nel 1943 un volume, Diagnosi del tumore uterino con lo striscio vaginale. Si aprì un mondo, ci fu una vera e propria rivoluzione culturale soprattutto, perché nel 1945 avviò in Massachusetts il primo ambulatorio per lo screening del tumore cervicale, e quindi si avvia la rivoluzione culturale della prevenzione e dello screening. Si a macchia d'olio compaiono non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, quindi nel mondo occidentale, questi ambulatori, e a questo punto il test che viene utilizzato è un test diagnostico. Successivamente però, negli anni, fino agli anni 60, 70, 80, questo test viene considerato un test diagnostico, tant'è che la terminologia che viene utilizzata in quegli anni per definire i quadri citologici che si possono osservare al Pap test era perfettamente sovrapponibile alla terminologia utilizzata in ambito istologico per effettuare la diagnosi istologica. E poi è stata successivamente, esatto, nel 2001 con l'ultima revisione del sistema Bethesda, che è un sistema internazionale per dare uniformità nella diagnosi dei quadri citologici che noi andiamo a osservare, si perde questo ruolo di test diagnostico e il Pap test diventa un test indicativo di un rischio, del rischio della possibilità di sviluppare un cervicocarcinoma. Gli acronimi che noi lì vediamo stanno ad indicare appunto delle possibilità di rischio di sviluppare il carcinoma della cervice uterina. Tra i più LSI, HSIL, nel senso di lesione intraepiteliale squamosa di basso grado o alto grado, ma anche altri acronimi che indicano una situazione di rischio. Non abbiamo più la possibilità di definire una diagnosi precisa, ma un'indicazione di rischio, e quindi il Pap test ci invita a degli approfondimenti diagnostici in realtà. Ci diceva prima la dottoressa Sabatini che è un tumore che si sviluppa molto lentamente, no? Si può diagnosticare precocemente per trattare questa malattia attraverso lo screening? E quante donne vengono arruolate per questo screening e quale la fascia d'età, dottoressa Di Silvestri? Lo screening che prevede l'utilizzo del Pap test, perché poi nel corso della serata vedremo che non è l'unico screening che abbiamo, tipo di screening che abbiamo a disposizione, lo screening che prevede l'utilizzo del Pap test è rivolto a donne dai 25 ai 64 anni, quindi un'ampia fascia di età, dalla piena maturità sessuale. Poi questo screening in realtà deve accompagnare la donna per tutto l'arco della sua vita. È vero, è un tumore che si sviluppa in modo lento. Il tempo di latenza è stato stimato dalla prima infezione da HPV fino a quando non si ha un carcinoma conclamato, essere addirittura di decenni, 20, 30, 40 anni, se non subentrano degli altri fattori. Stiamo vedendo questa diapositiva. Questa diapositiva però, abbiamo detto che il Pap test non è più un test diagnostico dagli anni 80 in poi, ma comunque ha il suo valore, tant'è che questo studio riportato all'Istituto Superiore di Sanità, un istituto che ha riguardato 100.000 donne, standardizzato, uno studio molto importante, ci fa vedere immediatamente questo grafico al colpo d'occhio come dagli anni 80 ai giorni nostri si sia ridotta l'incidenza per cervicocarcinoma in modo significativo e costante. Vado da Gigliola perché credo che ci siano delle telefonate per i nostri telespettatori, dei nostri telespettatori, mi ha fatto segno di sì. In diretta diamo subito spazio a questa telefonata. Pronto Rete 8? Buonasera. Sì, da dove chiama? Chiamo da Silvi Marina. Buonasera. Prego, faccia la domanda. Una domanda alla dottoressa, se è possibile. Quale? Mi deve dire quale? La dottoressa Sabatini, la ginecologa. Dottoressa Sabatini, prego. Buonasera, senta, io ho fatto un Pap test e è uscito fuori ascus più infiammazione. Io volevo sapere cosa devo fare adesso. Riusciamo a fare una diagnosi telefonica con questi?
Allora, la fase fondamentale è che c'è un'infiammazione. Per prima cosa io le consiglio di fare un bel tampone vaginale che ci va a cercare in maniera diretta e specifica il tipo di infiammazione che incide su quel collo. L'ascus è un termine medico che designa un'alterazione di queste cellule del collo dell'utero che hanno un significato ancora indefinibile e incerto. E questo ascus potrebbe essere prodotto dall'infiammazione che lei ha di sottofondo, quindi fare un bel tampone vaginale, fare la terapia conseguente e poi rivalutare alla colposcopia quel collo dell'utero e se ci sono delle alterazioni eventualmente va fatta una biopsia per vedere se quell'ascus è soltanto una reazione infiammatoria o se al di sotto nasconde qualche lesione tipo displasia, che potrebbe essere in quel caso una displasia lieve. Cos'è la displasia? La displasia è un termine medico che ci sta ad indicare che ci sono delle cellule anomale nel collo dell'utero. E secondo me se ci può essere lì c'è una lesione lieve, l'LSIL fino al C1, però queste sono lesioni che regrediscono spontaneamente, per cui lei può stare tranquilla. Però l'iter diagnostico lo deve fare e lo deve completare. Allora, nostra amica di Silvia, altre domande? Sì, se è possibile, sì, volevo chiedere alla dottoressa Katia, sì, la biologa, sì, una domanda da mamma. Sì. Io ho due figli, un maschio di 26 anni e una femmina di 40 anni. Io volevo sapere se è ancora indicato a quest'età fare il vaccino per l'HPV. Dottoressa Di Silvestri. Bella, sì, domanda. Bella domanda. Una bella domanda perché finalmente il nuovo piano vaccinale prevede anche per i ragazzini di 11 anni, i maschi, l'offerta attiva per il vaccino. Questo semplicemente per dire che anche i maschi è importante che facciano il vaccino, e questo per due motivi, ordini di motivo. Per prima cosa perché esistono dei tumori che correlano sempre con l'HPV che riguardano anche i maschi, tumori del pene, del cavo orale, dell'ano, e quindi per proteggere nei confronti di questi tumori. E poi perché in questo modo noi eliminiamo il serbatoio, perché i maschi hanno rappresentato in questi anni il serbatoio di infezione, e quindi se riusciamo a vaccinare un gran numero di maschi riusciremo a ridurre la circolazione del virus, magari non arrivando a quel famoso effetto gregge, perché dovremmo ottenere il 95% della popolazione vaccinata, però sicuramente riusciamo a ridurre questo. E per quanto riguarda le donne, le nuove linee guida dicono che la vaccinazione può essere effettuata fino addirittura a 49-50 anni, ma questo è il buonsenso, ci dice che deve essere così. Sì, perché è ovvio che l'effetto del vaccino quando si è particolarmente giovani, quindi il nostro sistema immunitario è più efficiente, c'è una maggiore efficacia del vaccino, ma anche dopo i 40 anni il vaccino sarà sicuramente utile. La nostra amica di Silvia ha altre domande? No, finito, grazie, ringrazio. Grazie a lei per essere intervenuta a questa trasmissione. Ho scoperto che noi siamo potenzialmente dei serbatoi, come ci ha detto la dottoressa. Serbatoi di infezione, ce lo prendiamo e portiamo a casa. Vado da Gigliola perché dalla regia mi hanno segnalato che sono arrivate delle mail. Gigliola. Sara che scrive, sono una ragazza di 29 anni, quale test devo fare per la prevenzione? Ho sentito perché c'era poco volume. Gigliola, se puoi ripetere per favore. Sì, allora ci scrive Sara... E sono una ragazza di 29 anni, quale test devo fare per la prevenzione? Sì, chi risponde? Dottoressa? Rispondo io. Sì, dottoressa. Allora, a 29 anni il test che lei deve fare è il Pap test, perché l'HPV test si effettua dai 30 anni in poi.
perché fino a 29 anni è preferibile fare il pap test? Perché in questa fascia d'età l'infezione di HPV è molto comune e così come viene, facilmente va via. Allora si preferisce fare per prima istanza il pap test. Se il pap test è negativo lo si ripete ogni 3 anni. Dai 30 anni poi comincerà a fare l'HPV test. Se il pap test però dovesse venire positivo, va effettuato anche l'HPV DNA test, che ci dirà poi come dobbiamo agire di conseguenza, come dobbiamo trattare questo HPV. Se è un HPV semplice e non ha dato alterazioni a livello del collo dell'utero, per cui il pap test è negativo, lo si ripete dopo un anno. Se invece c'è un'alterazione anche a livello del pap test, si ricorre alla colposcopia e di conseguenza anche alla biopsia. È un bel impazzimento alla luce sì. del risultato. Giuliola, l'altra mail? C'è una signora che non si firma e scrive: sono una signora di 51 anni affetta da lichens scleroatrofico. Cosa mi consiglia di fare, il pap test o l'HPV test? Chi risponde? Posso rispondere. Con lichen scleroatrofico, diciamo, è una conseguenza dell'eccessiva atrofia della mucosa vulvare nella donna ed è un'alterazione che dà un prurito impossibile ed è anche un fatto autoimmunitario. Allora, in questi casi cosa si fa? Si preferisce di 51 anni, il primo impatto, il primo screening che abbiamo attualmente, perché vista l'importanza dell'HPV, è l'HPV DNA test. Se l'HPV DNA test è negativo, lo si ripete dopo, sarebbe dopo 5 anni, però io in questi casi lo farei dopo anche 3 anni. Prima, sì, perché abbiamo questa diminuzione delle difese immunitarie e la diminuzione delle difese immunitarie favoriscono l'attecchimento dell'HPV. Per cui è preferibile prima fare l'HPV, se questo è negativo è a posto, se invece l'HPV è positivo andiamo a fare anche il pap test. E ormai diciamo che pap test e HPV DNA test sono dei test che vengono fatti contemporaneamente, perché è vero che l'HPV test è specifico, però non è sufficiente a darci una diagnosi precisa. La diagnosi precisa ce la dà il pap test, che ci fa vedere l'alterazione delle cellule, se queste cellule del collo dell'utero sono anomale, se abbiamo una displasia lieve, moderata o grave, che poi questa displasia è un preludio, una lesione precancerosa, è preludio verso il cancro del collo dell'utero. E ho capito anche perché la dottoressa Di Silvestri fa migliaia di pap test all'anno. Resto da lei, dottoressa Sabatini, torniamo al nostro screening che ci aveva prima anticipato la dottoressa Di Silvestri. Oggi quali sono le novità e attraverso lo screening si può eventualmente ridurre il rischio per le persone che potrebbero essere potenzialmente portatrici di questo tumore? Certo, con l'avvento della scoperta del papillomavirus. Facciamo così, la interrompo un attimo perché tra poco devo andare in pubblicità e do spazio a questa telefonata, mi scusi. Okay. Pronto Rete 8? Pronto. Pronto, sì, buonasera, da dove chiama? Da Pescara, Montesilvano. Sì, Montesilvano Pescara, va bene. A metà strada, la domanda per chi è? Per me. Per lei, se la fa da sola? Sì. 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 Allora, si faccia una domanda e si dia una risposta. Parte gli scherzi, la domanda per chi è? Allora, la domanda per chiedere dottoresse? Sì. Non lo so. Lei faccia la domanda, poi vediamo chi risponde. Dai, forza. Chiedere all'una o l'altra. Sì. Faccia la domanda e abbassi il volume del televisore. Va bene, ok. Faccia la domanda. Sì, allora, io volevo chiedere che ho fatto il cerchiaggio quasi 5 anni fa e tutti mi dicono di non fare niente perché non mi dà nessun problema, è giusto o devo fare qualcosa? Non abbiamo capito, cosa ha fatto 5 anni fa? Il cerchiaggio. Il? Il cerchiaggio. Perché avevo il cerchiaggio. Un cerchiaggio quasi fuori. E allora il dottore mi ha fatto il cerchiaggio. Perché aveva, signora? Eh?
Perché aveva che cosa? Aveva l'utero troppo basso. Ah sì, ha fatto. Cioè, la signora aveva volevo un prolasso uterino. Volevo sapere se sta male, se ne ero ancora senza controllarlo mai. Ora, bisogna capire come le è stato fatto questo cerchiaggio, se lei intende un cerchiaggio chirurgico per cui è stato risollevato l'utero, ma non le è stato tolto il collo dell'utero, per cui il collo dell'utero... No. Allora, il collo dell'utero è sempre presente e per cui lei il suo screening, la sua prevenzione la deve fare sempre. Il suo pap test lo deve fare. Lei quanti anni ha, signora? Adesso ne ho 80. 80. Allora, la signora 80 anni potrebbe anche non farlo il pap test, però io ho trovato anche in persone di 80 anni delle trasformazioni tumorali. Allora, un pap test io consiglio di farlo soprattutto per valutare a questo punto come sono le sue cellule del collo del suo utero. Se perché 80 anni è vero che è difficile che si possa trovare un tumore del collo dell'utero, però potrebbe anche essere sempre possibile, perché tutto dipende da quando lei ha avuto un'infezione di questo famoso virus, perché se lei l'ha contratto a 50 anni può essere che se non è stato espulso dal suo organismo a 80 anni lei possa avere un tumore del collo dell'utero, e quindi un pap test glielo consiglio di fare. Lo screening va sempre fatto. Va sempre fatto. Va bene così? La signora di Pescara Montesilvano, va bene così? Grazie, grazie a lei. Segue i consigli che le ha dato la dottoressa Sabatini. 22.02, devo andare tassativamente in pubblicità. Ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda ed ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata all'importanza della prevenzione per il tumore del collo dell'utero. Nostre graditissime ospiti, la dottoressa Elisanna Sabatini e la dottoressa Katia Di Silvestre, Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Do subito spazio alle 22.05 a quest'altra telefonata. Pronto Rete 8? Buonasera. Sì, buonasera. Sono per me? Da dove chiama, signora? Sono Maddalena, chiamo da Pescara. Prego. Chiamo da Pescara, guardi. Io sento molto male, però, perché è la linea disturbata della televisione. La linea disturbata della televisione, forse del telefono. Sto parlando per telefono, devo spegnerla? Questo glielo dovrebbe avere già detto Gigliola, di spegnere la televisione e parlare alla cornetta del telefono. Però adesso vada. Sì, signora, però faccia la domanda, la televisione la spegniamo dopo. Faccia la domanda, per favore. Niente, io ho 64 anni. 64, 64. Ho dei problemi. 64, 64? Sì, 64, 74, 74. 74, ecco. Sì, ho dei problemi da oltre 5-6 mesi per tumori addominali, della quale ho chiesto al mio medico di fare una visita ginecologa, perché io sono stata sempre sotto controllo della Santilli, sì, al centro menopausa, vabbè. E lei mi ha detto che dopo i 68 anni non c'è più prevenzione. Sì, però non facciamo nome, faccia la domanda per favore. Ecco, e niente, io poi sono andata a pagamento all'ospedale civile e mi ha riscontrato una grande infiammazione, mi ha dato una cura per oltre un mese, sì. Sono stato tutto a pagamento, però questo dolore di pancia persiste. Io volevo fare anche il pap test a pagamento e in ospedale mi è stato detto che non era possibile. Io non so a che tanto voltarmi, che cosa fare, se devo fare un tampone, se è possibile fare un tampone, allora, perché questi dolori persistono. Allora, io ho sentito che parlava proprio di questo collo dell'utero, però non ho potuto sentire la trasmissione in quanto si è Mi fa intervenire un attimo, signora. Allora, noi santi non ne abbiamo, abbiamo due specialiste che le possono dare dei consigli utili. Intanto, cosa consigliamo a questa signora di Pescara?
Pescara su Pescara può andare a trovare la dottoressa Sabatini e la dottoressa Di Silvestre alla Pierangeli. Intanto come le possiamo venire incontro? Allora signora, per questo dolore che lei ha e che potrebbe essere un fatto infiammatorio, potrebbe essere una vaginite e concomitante anche una cistite, lei dovrebbe fare un'urinocoltura particolare come la facciamo noi con la ricerca dei micoplasmi e gli ureaplasmi, un tampone vaginale mirato a trovare i batteri, ma batteri specifici come le ho detto, ureaplasma e micoplasma, eventuale presenza di candida, fare una cura mirata e non una cura così a caso. Lei deve fare una terapia mirata in funzione dell'infiammazione che viene trovata. Effettuata la terapia verrà sottoposta ad un PAP test, allo screening del PAP test, che ci farà valutare se c'è un'alterazione del collo dell'utero. Però prima di fare il PAP test il suo collo dell'utero deve essere pulito, di modo che noi possiamo prelevare le cellule che sono alterate o no, perché altrimenti abbiamo delle secrezioni che ci coprono il collo dell'utero e noi non abbiamo mai un'indicazione precisa su ciò che andremo a trovare. In convenzione fate tutto questo, in convenzione, no dottoressa Sabatini? No. Non abbiamo sentito, può rifare la domanda per favore? Io non saprei capire, perché come vi ho detto io frequentavo sempre il centro della pausa. Sì. Quindi adesso io non so se indogono, perché il medico curante non mi vuole fare un'impegnatina per queste cose, perché non abbiamo più Allora facciamo così. Allora la dottoressa Sabatini mi dice che l'impegnativa non serve, faccia così. Vada a trovare la dottoressa Sabatini, la dottoressa Di Silvestre alla Pierangeli, così ci parla direttamente e le danno tutti i consigli utili per risolvere il suo problema e soprattutto questi dolori addominali. Grazie, grazie alla signora di Pescara. Gigliola che ha una mail, vai Gigliola. Ci scrive il nostro telespettatore, si chiama Antonio. La mia ragazza ha fatto il vaccino bivalente all'età di 12 anni, ora io vorrei fare il nonavalente, può ripetere la vaccinazione anche la mia ragazza con il nonavalente? E poi chiede anche che differenza c'è tra il PAP test e il TIN PREP? Allora, chi risponde? Dottoressa Di Silvestri. Allora, i vaccini esistono vari tipi di vaccini, esistono i vaccini bivalenti, quadrivalenti e nonavalenti. Il vaccino bivalente si rivolge prevalentemente, contiene i ceppi dei due virus più aggressivi, il 16 e il 18, cioè i ceppi responsabili del 70% delle lesioni cancerose. Il quadrivalente invece contiene, oltre ai ceppi 16 e 18, anche il 6 e l'11, che sono dei ceppi, anche questi molto frequenti, però che riguardano delle patologie benigne. Il nonavalente è il vaccino che è stato dall'FDA americana autorizzato nel 2016 e che quindi è a disposizione nostra da poco tempo, ma che contiene appunto 9 ceppi e sono, se consideriamo che 12 sono in tutti i ceppi degli HPV ad alto rischio, quindi la maggior parte dei ceppi ad alto rischio. Il vaccino nonavalente quindi è quello che dà la maggiore copertura. Nell'offerta vaccinale per le ragazzine veniva utilizzato e viene utilizzato o il bivalente o il quadrivalente. La possibilità di effettuare anche una dose aggiuntiva di nonavalente c'è oggi e potrebbe dare una maggiore copertura. Quindi sicuramente se il ragazzo vuole fare la vaccinazione con le 3 dosi di nonavalente, per la ragazza non sarà necessario ripetere l'intera vaccinazione, ma potrà fare una o 2 dosi aggiuntive del nonavalente e avere quindi questa copertura completa. Sì, l'altra domanda era sul team prep e il PAP. Esatto, sì. Allora, può rivire Gigliola. Gigliola. L'altra domanda è: quale differenza c'è tra il PAP test e il TIN PREP?
Il team prep è una metodica automatica che prevede la distribuzione in strato sottile delle cellule in modo automatico e standardizzato su vetrino, partendo quindi non dopo aver effettuato il prelievo come avviene per il pap test da una distribuzione che l'operatore stesso fa sul vetrino, ma queste cellule vengono diluite in un apposito liquido fissativo e poi c'è uno strumento in automatico che allestisce il preparato. Questo permette il team prep, questo sarebbe il team prep, e c'è la possibilità quindi di poter allestire più volte il vetrino e di poter effettuare anche l'HPV DNA test sullo stesso prelievo, quindi ha questo vantaggio. La lettura poi del vetrino è esattamente la stessa che si fa con il pap test, la stessa colorazione e lo stesso criterio per l'analisi dei quadri citologici. Grazie dottoressa Di Silvestre, vado alla dottoressa Sabatini e le chiedo come si può ridurre oggi il rischio di questa infezione. Allora, visto il ruolo importante che ha rivestito il papillomavirus, negli ultimi tempi lo screening è mutato ed è stato messo in atto l'HPV DNA test. Come riduciamo il rischio? Il rischio lo riduciamo andando ad effettuare questo test di screening sul collo dell'utero, che come ha detto la collega è simile al pap test, ci fa conoscere il tipo di ceppo che se è ad alto grado o a basso grado e dopodiché possiamo intervenire come? Con una prevenzione primaria. La prevenzione primaria qual è? Il vaccino di cui abbiamo parlato poco fa. Che abbiamo i vari tipi di vaccino e noi interveniamo interrompendo la catena che ci porta dalle lesioni displastiche al cancro, noi l'interrompiamo nella fase iniziale, cioè andando a togliere il virus dall'inizio. Allora, ho preparato anche le diapositive per sì. Francesco in regia, sono la 11 e la 12, se le vuole mettere così ai nostri le telespettatori benissimo. Facciamo anche capire quello che ha detto la dottoressa Sabatini, eccole qua, ecco. Le novità importanti, infatti, come ridurre il rischio. Perché da un sistema di diagnosi e trattamento, qual è quello del semplice pap test, si è passato ad un sistema che definisce il rischio e alle strategie per ridurre il rischio. Certo. Le strategie sono queste prevenzioni, la prevenzione primaria, che è il vaccino, che è diventato importante e ha ridotto il rischio del cancro del collo dell'utero di una buona percentuale. E questa è l'altra diapositiva che avevamo preparato, quello che stava dicendo lei. Adesso, dottoressa Di Silvestre, l'infezione da HPV è il fattore di rischio più importante? Sì, per la prima volta l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce come causa principale una infezione per un cancro e quindi questa è stata veramente una novità assoluta, tant'è che Harald Zurhausen, un medico tedesco che è il secondo grande protagonista che vi voglio presentare questa sera, ha avuto dopo il Papa premio Nicolao. Nobel dopo Papa Nicolao, ha avuto il premio Nobel per la medicina nel 2008 proprio per gli studi condotti nella sua vita e aver dimostrato questo, e cioè che a tutte le donne che hanno avuto un carcinoma della cervice uterina avevano avuto una infezione da HPV. Quindi l'infezione da HPV è una condizione necessaria perché si instauri che si abbia poi il carcinoma della cervice uterina. Ovviamente non è vero il contrario, cioè abbiamo detto che non tutte le donne che contraggono un'infezione da HPV sicuramente svilupperanno un carcinoma della cervice uterina, e questo per tanti motivi. Innanzitutto perché nonostante l'infezione da HPV sia molto diffusa, si stima che l'80% delle donne in età fertile contraggano un'infezione da HPV, ma è anche vero che nel 90% dei casi questa infezione è transitoria e quindi si regredisce spontaneamente nell'arco di 2 anni. Nel caso in cui questa infezione non dovesse regredire, il virus che va ad inserire il proprio DNA all'interno del DNA della cellula dipende
dipende da che virus è, da quanto è aggressivo, perché in realtà abbiamo già detto esistono tanti ceppi di, diversi di papillomavirus, sono in realtà oltre 120, una quarantina di interesse nella patologia umana, e solo 12 abbiamo detto cosiddetti ad alto rischio oncogeno. E, questi ceppi ad alto rischio oncogeno appunto sono responsabili, quelli più frequenti, il 16 e il 18 come abbiamo detto del 70% del, hanno il 70% responsabili del 70% dei tumori del, della cervice uterina, e per gli altri nella percentuale minore. Sì. In questa diapositiva. Sì, la interrompo un attimo, 22:17, do spazio a questa telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, da dove chiama, signora? Da Chieti. Prego. Allora, io volevo fare una domanda alle dottoresse. Sì. Allora, siccome io nel 2018, a gennaio, sono risultata positiva al papillomavirus, tenendo conto che nel 2014 era negativa, e quindi volevo chiedere, ma adesso io cioè potrei fare il vaccino oppure non serve più ormai perché sono stata contaminata, diciamo così? Anche se io e mio marito non è, è fatto il test e non è, è risultato negativo. Sì. Quindi chiaramente mi hanno spiegato, sono fatto diverse visite, che può essere un, come dire, un veicolo, insomma un portatore sano, e quindi lui non è positivo. E poi tenendo conto che è una bimba di 12 anni, io a lei lo farò sicuramente, farò quello nonovalente. Però adesso che ho contratto il virus, non so come, è un fatto assurdo, volevo sapere se adesso, se non ho capito male, la dottoressa ha detto si può fare il vaccino ormai oppure non più, insomma. Intanto complimenti anche per essere riuscita a spiegare, non è facile spiegare queste situazioni per telefono e in televisione, quindi complimenti sinceri. Sì, faccio, le faccio rispondere dalla dottoressa Sabatini. Grazie. Prego dottoressa. Allora, resti in linea perché se le deve fare delle domande, dottoressa. L'aver trovato l'HPV non significa granché, bisogna sapere il tipo di HPV trovato, se è un ceppo ad alto rischio, se è un ceppo a basso rischio. Lei sa che tipo di ceppo è? 16-18, credo lì era elencato tutto, quindi penso che è ad alto rischio, da quello che ho capito. Ma era il 16 e il 18 o lei pensa che era il 16 o 18? No, è indicato nella mia, peraltro qui posso anche prenderlo, c'era scritto 16, 18, 11, 12. No, allora ascolti, non le hanno dato il ceppo esatto. No, non le hanno fatto un'esatta tipizzazione, sono stati valutati tutti quei ceppi, però lei non sa che ceppo ha, se è a basso rischio, perfetto. Allora lei... Io sinceramente ho chiamato anche Lanciano, perché è stata una ricerca del Lanciano, dottoressa, sinceramente io le ho spiegato, ho detto guardi, ma siccome qui non ho la genotipizzazione, quindi io volevo rifarlo. Allora poi il ginecologo mi ha detto aspetta, perché magari facciamo prima una colposcopia, poi a settembre eventualmente lo rifà, perché si può neanche negativizzare, così mi hanno detto. Certo. Sì, dottoressa. Nell'arco di 6 mesi questo HPV si può negativizzare, però bisogna capire che c'è poi, perché è probabile. Da una visita ginecologica bisogna valutare se lei ha un HPV vulvare, perché quello può dare delle contaminazioni anche al pap test, perché un ceppo trovato così anonimo non ha significato. Quindi è giusto fare l'HPV DNA test per tipizzare il virus qualora persiste. Però lei può anche essere vaccinata anche se è stata contaminata, perché comunque il vaccino le aumenta le difese immunitarie nei confronti degli altri ceppi, ma noi quindi non sappiamo adesso lei che ceppo ha. Ecco, quindi mi conviene magari prima rifare l'HPV. Bravissima. Con il tipo di genotipizzazione, insomma, con il tipo di gene. Sì. E dopodiché valutare la situazione. Perfetto, è stata gentilissima, finalmente qualcuno che mi ha spiegato bene, perché io ho contato. Ce l'abbiamo fatta a fare qualcosa di così. Sì, guardi, io ho contato i medici dell'ospedale, il mio ginecologo, ma nessuno mi ha dato una risposta così chiara.
insomma, come dire, è tranquilla adesso, è più tranquilla? Sì, sicuramente. Okay. Un'altra cosa. Aspetti che la dottoressa Sabatini vuole aggiungere qualcosa. Lei ha fatto una domanda, ma come l'ho contratto? Non è detto che lei l'abbia contratto soltanto con un atto sessuale, perché l'HPV, come ho detto prima, vive sulla pelle, sulla cute, in qualsiasi punto, lei anche se va, non so, in un luogo pubblico. Non so se può essere, perché dicono che all'aria aperta, non so. Soprattutto negli ambienti caldo-umidi, nelle che io voglio dire che adesso le palestre sono portatrici di papillomavirus, però tutti i luoghi pubblici ne sono pieni. Poi sta al sistema immunitario della persona ad espellere il virus. Sì, quello sicuramente, perché ho avuto uno svenimento notturno, ho fatto dei controlli, quindi in quel periodo avevo un abbassamento di difese immunitarie. E poi le dico, giusto per concludere, che tutto è iniziato con un'infezione vaginale, nel senso che avevo facendo dei tamponi, micoplasma, Gardnerella. Sì. Perché queste sono malattie sessualmente trasmesse e con questo tipo di batteri che il virus persiste di più sul collo dell'utero, perciò va debellato questo batterio. E infatti adesso ho rifatto il tampone, sto aspettando i risultati e poi proseguo con le indagini. Benissimo. Vabbè. Grazie tanto. Prego. Grazie a lei, in bocca al lupo alla nostra amica di Chieti. Io torno alla dottoressa Di Silvestre, stavo parlando di infezioni, no? E quali sono responsabili proprio delle infezioni pericolose che poi possono portare a uno sviluppo tumorale? Torniamo al nostro, all'infezione da HPV, dottoressa. Sì, quindi abbiamo detto che ciò che è importante, come diceva anche la dottoressa Sabatini alla signora, alla telespettatrice, è sapere esattamente qual è il ceppo. Qual è il ceppo? Perché questi virus non hanno tutti la stessa aggressività e è importante che i ceppi così definiti appunto ad alto rischio oncogeno sono quei ceppi che hanno la capacità di esprimere delle proteine oncogeniche. Queste proteine oncogeniche, noi abbiamo anche il modo di sul tessuto, sulla biopsia, sull'esame istologico, abbiamo la possibilità di andare a individuare se questo ceppo è un ceppo che è responsabile dell'espressione di queste proteine oncogeniche, e quindi se sul tessuto, oltre alla tipizzazione dell'HPV, noi riusciamo ad effettuare anche ad individuare la presenza del biomarcatore, la proteina P16, noi avremo la certezza che il virus, l'HPV che ci troviamo di fronte, è un virus ad alto rischio e quindi che ha la maggiore probabilità di sviluppare un carcinoma della cervice uterina. Tutte queste indagini che noi facciamo portano sempre a darci una indicazione di rischio, perché quello che noi abbiamo visto nella slide precedente, che fino a quando non ci troviamo nel tumore conclamato, nel carcinoma conclamato, c'è sempre la possibilità che queste lesioni regrediscano e quindi anche se ci troviamo di fronte a delle alterazioni cellulari e a dei virus che hanno determinato anche questi, che hanno sviluppato questi geni, finché non c'è un tumore conclamato, queste lesioni sono sempre regredibili, possono sempre regredire. Fortunatamente. Quindi un tumore lento e anche che ha la possibilità di tornare indietro. Certo. Dottoressa Sabatini, ma si avvertono sintomi in queste situazioni? Ad esempio, si ha dolore, la donna che sta sviluppando un tumore al collo dell'utero ha sanguinamenti? Allora, nelle forme iniziali, nelle forme precancerose, purtroppo non si ha sintomatologia, evolvono silenziosamente, per cui se non si ha l'approccio ad un pap test o un HPV DNA test, non ci si può accorgere della loro presenza. Quando si hanno sintomi tipo il sanguinamento, il dolore, siamo già ad una lesione avanzata, già una lesione cancerosa.
E quindi bisogna intervenire il più presto possibile, quindi lo screening è fondamentale. Quali test e quali esami vengono effettuati durante lo screening, dottoressa? Allora, durante lo screening viene fatto il PAP test e l'HPV DNA test. Se il PAP test, cioè prima di tutto nello screening abbiamo una visita ginecologica accurata nella quale dobbiamo escludere tutti i tipi di infezioni, infezioni batteriche, infezioni virali, infezioni da candida. Poi si prosegue nel fare per prima istanza l'HPV DNA test, seguito dal PAP test se questo è positivo. Si effettua una colposcopia ed una biopsia. Naturalmente bisogna valutare bene la presenza di condilomi anali, genitali e lesioni anche del cavo orale, perché non ci dobbiamo dimenticare che questo virus invade anche il cavo orale. Se il risultato è negativo, se il risultato è positivo, vengono fatte prendere alla paziente? Se il risultato è negativo si aspettano 5 anni per l'HPV DNA test, perché questo è il tempo di latenza che è stato studiato ideale, per cui non succede niente. Se invece l'HPV DNA test è positivo, cosa si fa? Si fa il PAP test. Se il PAP test è negativo, allora si procede l'anno successivo a ripetere lo screening. Se anche il PAP test è positivo, allora si procede a fare la colposcopia e poi con la biopsia. Per la prevenzione primaria, che armi abbiamo oggi, dottoressa Sabatini? La prevenzione primaria oggi è il vaccino. Il vaccino nelle sue varie forme, bivalente, quadrivalente e non avalente. Perché il vaccino? Con l'avvento della biologia molecolare è stato visto che è stato studiato questo virus dell'HPV ed è stato messo in atto questo vaccino che va a debellare all'inizio l'infezione, quindi ci toglie di mezzo il virus e per cui noi interrompiamo la catena che ci porta al cancro, quindi HPV su un epitelio normale si instaura l'HPV, la lesione pretumorale e il cancro. Noi agiamo all'inizio, interrompendo la catena. A chi viene consigliata la vaccinazione e poi soprattutto come vengono seguiti i pazienti? La vaccinazione viene consigliata a tutti, nel senso che tutte quelle giovani ragazze che magari non hanno fatto il vaccino quando sono state chiamate dall'offerta attiva che le nostre ASL fanno, noi proponiamo il vaccino e lo proponiamo, noi siamo dal 2007 abbiamo avviato questo ambulatorio per la vaccinazione per l'HPV e da subito abbiamo proposto questa vaccinazione sia alle ragazze che ai ragazzi. Molto tempo abbiamo dedicato all'accoglienza, all'informazione per la vaccinazione dell'HPV e soprattutto una volta che le pazienti o i pazienti si sono convinti a vaccinarsi, è importante seguire la vaccinazione e seguire tutti le eventuali reazioni avverse che si possono verificare nell'immediato e anche successivamente rimaniamo in contatto per tutta la durata della vaccinazione proprio per registrare su delle apposite schede tutte le reazioni avverse. E adesso vengono consigliati anche i maschietti. E adesso, lo dicevamo anche all'inizio, vengono consigliati anche i maschietti del nuovo piano vaccinale, prevede l'offerta attiva già dagli 11 anni. 30 secondi per chiudere questa trasmissione con un consiglio alle nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori. Prima la dottoressa Di Silvestri. Direi che è fondamentale la prevenzione. Grazie. Abbiamo visto come questo tumore, che ha una latenza lunghissima, ci permette di intervenire in vari momenti della storia naturale della malattia e quindi noi innanzitutto non dobbiamo disperarci quando abbiamo un risultato positivo, un HPV test positivo, perché abbiamo detto che è estremamente diffusa questa infezione, non ci deve spaventare, abbiamo molte armi per difenderci. Dottoressa Sabatini, 30 secondi per lei.
La carta vincente per la battaglia contro il tumore del collo dell'utero rimane sempre la prevenzione. Oggi abbiamo la prevenzione primaria, che è il vaccino, e la secondaria, che è lo screening, pap test e HPV DNA test, che vanno sempre effettuati anche... lo screening prevede fino a 64 anni, ma si può andare anche oltre, perché non è detto che non ci si infetti. Visto che oggi la popolazione è sempre più alta. Certo, ormai la nostra età è andata avanti. Grazie alla dottoressa Elisanna Sabatini, specialista in ostetricia e ginecologia. Grazie alla dottoressa Katia Di Silvestre, specialista in microbiologia. Entrambe lavorano alla Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Grazie per essere state con noi. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Pronto Medicina Facile. Ciao Gigliola. Buon proseguimento di serata a tutti. Grazie Gigliola Edmondo, grazie Francesco Specchiulli in regia, grazie Andrea Di Fabio in post produzione. Con voi telespettatori l'appuntamento è per domenica ore 12.45, ore 20, con l'altra trasmissione Medicina Facile. Parleremo di obesità, epidemia del terzo millennio. Ci dirà tutto la dottoressa Maria Zappacosta della Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Invece con Pronto Medicina Facile ci vediamo giovedì prossimo alle 21.30 e parleremo di medicina integrata nella cura dell'anziano. Sarà nostro ospite il dottor Fernando Guarino, geriatra e specialista proprio in terapie alternative. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21.30. Grazie, buonanotte.